figlioletti, guardatevi dagli idoli. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 21. Gli idoli. Chi sono gli idoli? O meglio, cosa sono gli idoli? La parola di Dio ci ammonisce di non farci sculture e immagini dei con sembianze angeliche, umane o di animali per adorarle. Chi ama Dio non può rivolgersi ad una statua che è materiale per ricevere le benedizioni e i miracoli che soltanto Dio, che è onnipotente, può compiere. Ci possono essere diversi idoli nella vita di ciascuno di noi che il Signore vuole che rimuoviamo dal nostro cuore perché essi ci tengono legati in una condizione di schiavitù. Ci sono idoli più subdoli che sembrano non darci fastidio e invece sono come degli intoppi per noi e nel cospetto di Dio. Insomma, tutto ciò che prende il posto che spetta a Dio nella nostra vita è un idolo. Affetti umani, amore per il denaro, egoismo, ecocentrismo. Ciò a cui si dà importanza uguale o addirittura maggiore che al Signore diventa un idolo, che si adora e si serve. Se Dio è la cosa più importante della nostra vita, non ci saranno allora altri idoli in noi.